Per il 2015 il premio Arca Sicilia come personaggio che si è distinto nell'ambito dell'agricoltura siciliana è stato assegnato a Renato Piazza, dirigente in quiescenza dell'assessorato agricoltura della regione siciliana. Il riconoscimento al dirigente scaturisce per la sua passata attività volta a favorire lo sviluppo e a sostenere la presenza dell'assistenza tecnica nelle aree rurali. Il dottore Piazza è stato per tanto tempo dirigente dell'assessorato all'agricoltura e foreste e si è occupato dell'assistenza tecnica. Ora da qualche anno lei un po' si è ritirato, ma quali sono i ricordi di questo suo meraviglioso lavoro? I ricordi, dato grazie per avermi invitato e per essere qui, i ricordi sono ottimi. Io ho lasciato 16 anni fa l'attività presso l'assessorato, ma non ho lasciato rimpianti e ho vissuto bene, perché mi sono mantenuto sempre nell'attività agricola facendo parte dell'associazione dei laureati in scienze agrarie e forestali, essendone presidente dell'associazione regionale, insomma fino a credo un anno fa o due, da quando purtroppo sono rimasto solo con la morte di mia moglie. Io ho sempre svolto attività di assistenza e di propaganda, e di assistenza soprattutto per i giovani funzionari, per i giovani agricoltori anche, ma dei giovani tecnici che hanno potuto così partecipare a corsi di aggiornamento presso la nostra associazione. Ma oggi come oggi abbiamo visto un poco che l'assistenza tecnica è un po' messa da parte, questo ci dispiace tanto anche per i giovani di cui ne parla lei. Ecco, lì c'ho nostalgia, è il caso di dire, perché io ho lasciato un servizio ampio dove c'era di tutto. C'era la pedologia, c'era l'agrometeorologia, c'era l'assistenza tecnica vera e propria. Però purtroppo i tempi sono cambiati, è subentrata qualche cosa che ha frantumato questo giocattolo, come mi è stato detto dall'amico Mario. E chissà perché la regione siciliana aveva fatto una legge, e bisogna dare atto anche al nostro ex direttore, il dottore Gramignani, che aveva voluto questa legge, che era la legge 73 del 77, e che istituiva questo servizio e lo individuava in tanti settori, in tante sue peculiarità. Noi avevamo 54 uffici periferici, le cosiddette sezioni per le SOAT. E poi avevamo circa 400 funzionari tecnici distribuiti in tutta la Sicilia, e a noi si aggiungeva l'ente di sviluppo agricolo con i suoi 25 o 30 SOPAT. Sezione pure. Quindi la senza tecnica era ben guidata. Era ben, io nel lasciare il servizio allora ho avuto la fortuna di avere un'intervista con Agostino Moulet, a cui va il nostro ricordo, il mio affettuoso, e in quell'occasione dissi: ho paura che tutto si frantumi, che tutto finisca, ed è avvenuto. Non so se posso dire di avere le divinazioni per poter di prevedere le cose, però è successo. Auguriamoci che qualche miracolo possa accadere anche per i giovani, per l'agricoltura siciliana. Ce l'auguriamo veramente. Dottore Piazza, noi come Arca Sicilia, un'AGA nazionale, gruppo di giornalisti specializzati, ogni anno assegniamo un premio alle persone che abbiamo riconosciuto, che riconosciamo che abbiano dei meriti per quello che hanno svolto nel loro mondo dell'agricoltura. Noi oggi consegneremo a lei, glielo anticipo, un premio, una targa per riconoscimento del suo lavoro. Dico, spero che ne sia contento. Io vi ringrazio per questo riconoscimento che mi onora. Devo ringraziare Mario, Liberto, tutto il consiglio che ha deliberato in tal senso. Mi fa piacere sapere che prima di me questo
premio è stata assegnata ad Agostino Mulet, che abbiamo citato poc'anzi, e poi a Pippo Oddo, altra personalità, diciamo, che veramente che nell'ambito della storia patria dell'agricoltura siciliana è cosa. Io mi auguro una cosa sola, che i siciliani comprino e acquistino e consumino prodotti siciliani, che è la cosa più importante per noi. Grazie, dottore. Prego, grazie.